Santo e amatissimo Padre, laudetur Jesus Christus. Lode, gloria e onore a colui che nella sua bontà immensa ci concede questo evento di grazia. L'antifona che introdurrà stasera il cantico della Vergine Maria metterà sulle nostre labbra queste parole: Deus visitavit plebem suam. Davvero, oggi Dio visita la nostra comunità. Immensa è la nostra gratitudine alla Santissima Trinità, come smisurata la nostra riconoscenza a Vostra Santità per questo dono che ci commuove nel profondo dell'anima e ci colma di tanta gioia.
E innanzitutto San Bruno che voi incontrate in questo santo luogo, l'uomo di Dio che è venuto anche lui dalla Germania dopo esser passato da Reims, dal deserto di Chartreuse e da Roma, si è fermato qui lasciandoci in eredità un compito grande, dedicare sulle sue orme tutta la nostra vita a contemplare Dio e ad amarlo con tutto il nostro cuore. La comunità che vi accoglie, Padre Santo, nella sua povertà e piccolezza, cerca di mantenere accesa la lampada della preghiera nel silenzio e nel nascondimento. Molti di noi, come San Bruno, vengono da altri paesi. Siamo anche diversi per l'età. Ci sono monaci del chiostro, sacerdoti e monaci fratelli conversi, ma tutti condividiamo la stessa vocazione, consacrati totalmente al servizio di Dio, al riparo della clausura, sforzandoci di fare della nostra vita una preghiera incessante. Certo, ci riconosciamo indegni figli di San Bruno, cartusie pauperes, come scriveva Guigo I al vostro predecessore Innocenzo II. Siamo inoltre consapevoli di occupare un posto molto scarso e marginale nella Chiesa. Addirittura non sempre la nostra vita viene ben capita. Ma non cerchiamo di convincere nessuno, perché l'amore non si giustifica. Siamo qui per un disegno particolare d'amore da parte di Dio. Egli, senza alcun merito nostro, ci ha chiamati e ci siamo lasciati sedurre da Lui. Captus ab uno, si diceva di Bruno. E come il suo, il nostro cuore si è infiammato, sicché non potevamo contenere questo fuoco interiore. Ovi sono i nostri limiti, ovi è la nostra debolezza, ma appoggiandoci sulla parola divina, nutrendoci dell'Eucaristia quotidiana e ubbidendo allo Spirito Santo, ci viene data la grazia non solo di servire Dio, ma di aderire a Lui. E in Dio siamo vicini a tutti gli uomini della terra, specialmente a quelli che cercano, che lottano o che soffrono. L'amore diffuso nel nostro cuore abbraccia il mondo intero e la nostra solitudine si apre a una comunione universale. In modo particolare viviamo un profondo legame con il popolo di Dio e i suoi pastori. Nella nostra preghiera diurna e notturna portiamo davanti al Signore tutte le intenzioni della Chiesa, facendo nostre le sue aspirazioni e le sue difficoltà. Assicurando innanzitutto vostra santità del nostro sostegno orante, desidero cogliere l'occasione per rivolgervi la nostra devota sottomissione e il nostro affetto filiale. A ringraziarvi fin da ora per la vostra parola e la vostra benedizione, si uniscono a me i monaci di questa comunità e tutti i membri del nostro ordine, specialmente il nostro ministro generale, rappresentato da due priori, e le nostre monache che hanno delegato un monaco per offrirvi il loro omaggio caloroso. Laudetur Jesus Christus.
Deus in adiutorium meum intende. Asos vides verbi fere,
dei giusti e dell'assemblea. Nei secoli dei secoli, amen.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Venerati fratelli in Episcopato, cari fratelli certosini, fratelli e sorelle, rendo grazie al Signore che mi ha condotto in questo luogo di fede e di preghiera, la Certosa di Serra San Bruno. Nel rinnovare il mio saluto riconoscente a Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro Squillace, mi rivolgo con grande affetto a questa comunità certosina, a ciascuno dei suoi membri, a partire dal priore, padre Jacques Dupont, che ringrazio di cuore per le sue parole, pregandolo di far giungere il mio pensiero grato e benedicente al ministro generale e alle monache dell'ordine. Mi è caro anzitutto sottolineare come questa mia visita si ponga in continuità con alcuni segni di forte comunione tra la sede apostolica e l'ordine certosino avvenuti nel corso del secolo scorso. Nel 1924 il Papa Pio XI emanò una Costituzione apostolica con la quale approvò gli statuti dell'ordine riveduti alla luce del codice di diritto canonico. Nel maggio 1984, il Beato Giovanni Paolo II
indirizzò al ministro generale una speciale lettera in occasione del 900° anniversario della fondazione da parte di San Bruno della prima comunità alla Chartreuse presso Grenoble. Il 5 ottobre di quello stesso anno il mio amato predecessore venne qui e il ricordo del suo passaggio tra queste mura è ancora vivo. Nella scia di questi eventi passati, ma sempre attuali, vengo a voi oggi, vorrei che questo nostro incontro mettesse in risalto un legame profondo che esiste tra Pietro e Bruno, tra il servizio pastorale e l'unità della Chiesa e la vocazione contemplativa nella Chiesa. La comunione ecclesiale infatti ha bisogno di una forza interiore, quella forza che poco fa il Padre Priore ricordava citando l'espressione «captus ab uno», riferita a San Bruno, afferrato dall'uno, da Dio, «unus potens per omnia», come abbiamo cantato nell'inno dei Vespri. Il ministero dei pastori trae dalla comunità contemplativa una linfa spirituale che viene da Dio. Fuggitiva relinquere ed eterna captare, abbandonare le realtà fuggevoli e cercare di afferrare l'Eterno. In questa espressione della lettera che il vostro fondatore indirizzò al prevosto di Reims, Rodolfo, era chiuso il nucleo della vostra spiritualità, il forte desiderio di entrare in unione di vita con Dio, abbandonando tutto il resto, tutto ciò che impedisce questa comunione e lasciandosi afferrare dall'immenso amore di Dio per vivere solo di questo amore. Cari fratelli, voi avete trovato il tesoro nascosto, la perla di grande valore. Avete risposto con radicalità all'invito di Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Ogni monastero, maschile o femminile, è un'oasi in cui, con la preghiera e la meditazione, si scava incessantemente il pozzo profondo dal quale attingere l'acqua viva per la nostra sete più profonda. Ma la Certosa è un'oasi speciale dove il silenzio e la solitudine sono custoditi con particolare cura, secondo la forma di vita iniziata da San Bruno è rimasta immutata nel corso dei secoli. «Abito nel deserto con dei fratelli» è la frase sintetica che scriveva il vostro fondatore. La visita del successore di Pietro in questa storica certosa intende confermare non solo voi che qui vivete, ma l'intero ordine nella sua missione quanto mai attuale e significativa nel mondo di oggi. Il progresso tecnico, segnatamente nel campo dei trasporti e delle comunicazioni, ha reso la vita dell'uomo più confortevole, ma anche più concitata, a volte convulsa. Le città sono quasi sempre rumorose, raramente ne si c'è silenzio, perché un rumore di fondo rimane sempre, in alcune zone anche di notte. Negli ultimi decenni, poi, lo sviluppo dei media ha diffuso e amplificato un fenomeno che già si profilava negli anni '60, la virtualità che rischia di dominare sulla realtà. Sempre più, anche senza accorgersene, le persone sono immerse in una dimensione virtuale a causa di messaggi audiovisivi che accompagnano la loro vita
da mattina a sera. I più giovani, che sono nati già in questa condizione, sembrano voler riempire di musica e di immagini ogni momento vuoto, quasi per paura di sentire appunto questo vuoto. Si tratta di una tendenza che è sempre esistita, specialmente tra i giovani e nei contesti urbani più sviluppati, ma essa ha raggiunto un livello tale da far parlare di mutazione antropologica. Alcune persone non sono più capaci di rimanere a lungo in silenzio e in solitudine. Ho voluto accennare a questa condizione socioculturale perché essa mette in risalto il carisma specifico della certosa come un dono prezioso per la Chiesa e per il mondo, un dono che contiene un messaggio profondo per la nostra vita e per l'umanità intera. Lo riassumerei così: ritirandosi nel silenzio e nella solitudine, l'uomo, per così dire, si espone al reale nella sua nudità, si espone a quell'apparente vuoto cui accennavo prima, per sperimentare invece la pienezza, la presenza di Dio, della realtà più reale che ci sia e che sta oltre la dimensione sensibile. È una presenza percepibile in ogni creatura, nell'aria che respiriamo, nella luce che vediamo e che ci scalda, nell'erba, nelle pietre. Dio creato omnium, attraverso ogni cosa, ma è oltre, e proprio per questo è il fondamento di tutto. Il monaco, lasciando tutto, per così dire, rischia, si espone alla solitudine e al silenzio, per non vivere di altro che dell'essenziale, e proprio nel vivere dell'essenziale trova anche una profonda comunione con i fratelli, con ogni uomo. Qualcuno potrebbe pensare che sia sufficiente venire qui per fare questo salto, ma non è così. Questa vocazione, come ogni vocazione, trova risposta in un cammino, nella ricerca di tutta una vita. Non basta infatti ritirarsi in un luogo come questo per imparare a stare alla presenza di Dio. Come nel matrimonio non basta celebrare il sacramento per diventare effettivamente una cosa sola, ma occorre lasciare che la grazia di Dio agisca e percorrere insieme la quotidianità della vita coniugale. Così il diventare monaci richiede tempo, esercizio, pazienza, in una perseverante vigilanza divina, come affermava San Bruno, attendendo il ritorno del Signore per aprirgli immediatamente la porta. E proprio in questo consiste la bellezza di ogni vocazione nella Chiesa: dare tempo a Dio di operare con il suo spirito e alla propria umanità di formarsi, di crescere secondo la misura della maturità di Cristo in quel particolare stato di vita. In Cristo c'è il tutto, la pienezza. Noi abbiamo bisogno di tempo per fare nostra una delle dimensioni del suo mistero. Potremmo dire che questo è un cammino di trasformazione in cui si attua, si manifesta il mistero della risurrezione di Cristo in noi, mistero a cui ci ha richiamato questa sera la parola di Dio nella lettura biblica tratta dalla lettera ai Romani. Lo Spirito Santo che ha risuscitato Gesù dai morti
e che darà la vita anche ai nostri corpi mortali, è colui che opera anche la nostra configurazione a Cristo, secondo la vocazione di ciascuno, un cammino che si snoda dal fonte battesimale fino alla morte, passaggio verso la casa del Padre. A volte, agli occhi del mondo, sembra impossibile rimanere per tutta la vita in un monastero, ma in realtà tutta una vita è appena sufficiente per entrare in questa unione con Dio, in quella realtà essenziale e profonda che è Gesù Cristo. Per questo sono venuto qui, cari fratelli, che formate la comunità certosina di Serra San Bruno, per dirvi che la Chiesa ha bisogno di voi e che voi avete bisogno della Chiesa. Il vostro posto non è marginale, nessuna vocazione marginale nel popolo di Dio. Siamo un unico corpo in cui ogni membro è importante e ha la medesima dignità ed è inseparabile dal tutto. Anche voi, che vivete in un volontario isolamento, siete in realtà nel cuore della Chiesa e fate scorrere nelle sue vene il sangue puro della contemplazione e dell'amore di Dio. Stat crux tum volvitur orbis, così recita il vostro motto. La croce di Cristo è il punto fermo in mezzo ai mutamenti e agli sconvolgimenti del mondo. La vita non certosa partecipa della stabilità della croce, che è quella di Dio, del suo amore fedele. Rimanendo saldamente uniti a Cristo come tralci alla vite, anche voi, fratelli certosini, siete associati al suo mistero di salvezza, come la Vergine Maria, che presso la croce stabat, unita al Figlio nella stessa oblazione di amore. Così, come Maria, insieme con lei, anche voi siete inseriti profondamente nel mistero della Chiesa, sacramento di unione degli uomini con Dio e tra di loro. In questo voi siete anche singolarmente vicini al mio ministero. Vegli dunque su di noi la Madre Santissima della Chiesa. Il Santo Padre Bruno benedica sempre dal cielo la vostra comunità. Amen.
per il sangue del Figlio e la potenza dello Spirito. Ricordati, Signore, della tua Chiesa. O Cristo, attirate tutte le pecore. Preghiamo per coloro che piangono e soffrono. Per coloro che hanno fame e sete di giustizia. Per quelli che sono perseguitati a causa del tuo nome. O Padre, tutti i popoli proclamino te vero Dio. E colui che è mandato Gesù Cristo. Accogli nella gloria tutti i defunti. Perché con un solo animo, una sola voce, rendiamo gloria a Dio. Pater noster, propitiare nobis, ut qui resurrectionis nostre mysterium aniovimus, eterne beatitudinis gaudia percipire meriamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et salvitum tempus in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Grazie.
Padre Priore si congeda. Grazie. Grazie.